questo è l'angolo dedicato al laboratorio sospeso. Ci sono lavori fatti dai laboratori precedenti, fatti comunque dalle nostre associate Manuela, Maria e Luigina. E c'è l'aggiunta anche di dei lavori per passione di Domenico Cardatore, che sono queste candele che lui ha donato a favore di Laboratorio Sospeso, e poi c'è anche l'angolo della lavanda. L'angolo della lavanda, sempre tutto donato a favore di questo nostro progetto Laboratorio Sospeso, ma è anche uno dei laboratori che proporremo nei mesi a venire. Insegneremo ai bambini a coltivare la lavanda. Lavanda che è stata portata qui a Ruvo per la prima volta appunto da Annalisa Pellegrini, che non vedo. Soggetto principale ovviamente è l'albero, con tutti i manufatti dei bambini. Per noi è l'albero della resilienza dei bambini, è oro per noi, non si tocca, anche perché non è proprietà nostra, l'albero è proprietà nostra, ma i decori sono dei bambini. Alla fine tutto ritornerà nelle mani dei bambini. È stato veramente uno scambio bellissimo. Ora ci auguriamo soltanto di poter realizzare quello che è il progetto reale della Bottega degli Elfi, e di poter l'anno prossimo occupare una piazza di Ruvo, quella che ci viene assegnata. Noi ci adatteremo, sono sicure che i bambini comunque saranno contenti, saremo contenti soprattutto noi se potremo veramente coinvolgerli dal vivo e non in questo modo, con questi laboratori così un po' diffusi. Però è stato veramente un successo, siamo tutti veramente molto molto contenti.